Fratelli Bianconeri e Sorelle Bianconere, buona domenica a tutti e a tutte, naturalmente. La Juve sì, gli altri no. Per la Juve vale, per gli altri no. Due pesi, due misure, in un senso o nell'altro. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e la campanella per essere raggiunti e raggiunte. Ovunque voi siate, ha parlato Massimiliano Allegri del campo e ha mezzo parlato, e allora noi completeremo, sul fuoricampo. E stanno accadendo cose un po' strane nell'aria e ci arriviamo dopo. Massimiliano Allegri dice e dà una sua notizia, perché in molti avevano anche, no, supposto che lui magari andasse via dopo queste due stagioni, eccetera. Dice lui al 100% rimane, questa la sua decisione. E poi incassa anche la fiducia della società, nel senso che lui dice poi la società decide, non posso essere la loro testa, però ho parlato con la proprietà e mi confronto tutti i giorni con i dirigenti. E ha parlato di futuro, di come deve essere impostata la squadra nel futuro. Quindi io continuo a ribadire quello che vi sto raccontando da tempo, con la solita premessa che nel calcio può cambiare tutto da un momento all'altro, perché è giusto ricordarlo. Io ricorderò sempre la mattina di Cristiano Ronaldo, quando tutti ridevano e poi all'improvviso è comparso un viaggio, no, sui maxi schermi delle case degli italiani, di Agnelli che andava a prelevarsi Ronaldo, che sembrava impossibile fino a 10 minuti di prima, quindi può sempre succedere di tutto. Però diciamo che la base ad oggi, per quanto riguarda il campo, ma soprattutto il fuoricampo, dice che la proprietà Elkan va avanti l'anno prossimo con Allegri con un progetto linea giovane verde, che l'allenatore sposa, perché probabilmente nelle coppe non ci saremo, visto che o in un modo o nell'altro ci vogliono far uscire. Tant'è vero che in conferenza stampa Allegri ha detto per la prima volta bisogna vedere se la Juve farà le coppe. Cioè, l'importante è vincere ad Empoli, perché sul campo la Juventus vince ad Empoli con questi 3 punti è matematicamente nelle prime 4. Questo dice la truppa Allegri, perché la Juve sul campo deve fare il suo. Deve finire nelle 4 e l'aggiunta, come mini obiettivo ma importante, seconda al netto di tutte le situazioni che sono capitate quest'anno. E quando dice Allegri al netto delle situazioni, non si riferisce solo al fuoricampo che adesso vediamo, ma si riferisce anche al mezzocampo, secondo me, cioè i punti che abbiamo lasciato in sala VAR, perché ce ne sono parecchi. E quindi potresti essere secondo con molti meno punti dalla prima, con tutte le deficienze tecniche, tattiche, di conduzione che hanno portato all'uscita dalla Champions League, alla mancata finale di Europa League e alla mancata finale di Coppa Italia. Perché questi sono i lati molto negativi della nostra stagione, però in campionato, in classifica, con tutto sto casino, la Juve è seconda al netto di tutto quello che succede e che sta succedendo e che per altri magari non succede mai. Perché? Perché dobbiamo tornare assolutamente su un dettaglio trascurato da molti, perché adesso la concentrazione dov'è? Soprattutto mediatica, no? Stangata, l'Europa, le coppe, processo, sentenza, stipendi spostati, plusvalenze effettuate, i rapporti con le altre squadre, il sistema, le telefonate e tutto quello che oramai sapete a memoria, concentrato e spremuto sempre sulla maglia bianconera. Ma queste cose ed altre cose sono successe anche in altri lidi, ma tutto tace sempre. A partire dal, una curiosità è, proprio curiosità, perché sui giornali, su qualche giornale oggi, si magnifica e pontifica, partendo dalla Juventus e col solito elenco dei dirigenti coinvolti che verranno sanzionati, quelli già sanzionati, quelli da sanzionare, si fa tutto l'elenco e si dice invece, guarda un po', due che non ci sono più, Lombardo a Roma e Marotta a Milano, uno va in finale di Champions e l'altro va in finale di Europa League. E quindi i dirigenti che erano lì adesso sono da altre parti vincono o arrivano all'ultimo passo per provare a vincere, mentre la Juve con questi dirigenti indagati. Però quei due dirigenti lì c'erano, quando la Juventus operava con plusvalenze, quattro c'erano.
però non ci sono né nella lista degli indagati né tantomeno ovviamente in quella dei feriti. Perché dico questo? Perché stranamente, quando le cose riguardano la Juve, le stesse persone, gli stessi dirigenti o gli stessi fatti che improvvisamente sono da un'altra parte, spariscono immediatamente e non ne parla più nessuno. E allora, mentre la Juventus comunque, visto che poi entreremo anche nella manovra stipendi da probabilmente metà fine giugno con l'altro procedimento, comunque poteva spostare ma pagava i giocatori, gli stipendi magari li spostava e poi glieli ridava, qualcuno magari anche ha vinto lo scudetto, mi ricordo, no? Mi ricordo aver partecipato alla trasmissione televisiva in cui si diceva non gli hanno neanche pagato gli stipendi, uno dei motivi per cui l'allenatore è arrabbiato, vanno via, eccetera, eccetera. Però si rideva. Quando capita a seconda altre parti si ride. E allora ritorna di attualità quello che avevamo già affrontato, ma è meglio ribadire in questo momento, ho visto che anche Tutto Sport se ne è occupato, quello che successe nel 2008. La squadra di Milano che si gioca alla finale di Champions League nel 2008 fu deferita dalla Procura federale con questa motivazione, attenzione, aperte e chiuse virgolette, leggo, evitato di rappresentare alla FIGC l'esatta situazione patrimoniale ai fini delle verifiche propedeutiche all'ammissione del campionato 2004-2005-2005-2006. Sono quelli dei nostri scudetti, 2004-2005-2005-2006, sono quello dello scudetto di cartone di cui loro si fregiano con entusiasmo. Ebbene, evitato di rappresentare alla federazione l'esatta situazione patrimoniale, senza essere quotati in borsa, ma comunque l'hanno fatto uguale, l'esatta situazione patrimoniale, ai fini delle verifiche propedeutiche all'ammissione dei campionati 4-5-5-6. Inoltre, non aver iscritto a bilancio 2003-2004 abnorme e strumentale valutazione di alcuni giocatori. Situazione patrimoniale, bilancio, abnorme e strumentale valutazione di alcuni giocatori. Ebbene, la società di Milano si beccò una menta di, udite udite, 90.000 euro. È per quello che si ride quando si parla di loro. 90.000 euro. Hai capito? 90.000 euro. La Juventus invece guarda cosa mi deve affrontare. 90.000 euro. Li avete mai letti sui giornali voi questi titoli, queste definizioni? Abnorme, strumentale valutazione di giocatori? Evitato di rappresentare alla federazione l'esatta situazione patrimoniale ai fini delle verifiche per iscrizione al campionato? Li avete mai visti, letti a carattere gruppale sui giornali? No. That's all. Questo è due modi di approcciare alle squadre diversi. Due pesi e due misure. La Juve massima colpevole all'inizio ancora di un eventuale procedimento, gli altri nella sparizione totale del racconto mediatico. E purtroppo questa cosa qua sta già accadendo anche nel settore femminile, questo bellissimo paradiso dove ci eravamo immersi grazie all'entrata in campo della Juve che ha cambiato completamente il panorama del calcio femminile fino a farle diventare professioniste. Ebbene, accade, anche qua naturalmente non raccontato da nessuno, che la Roma Women vince il campionato per la prima volta e nell'ultimo scontro casalingo della Plus Scudetto contro la Juve, dove vince, a fine partita l'allenatore della Juventus Women, Gio Montemurro, nelle interviste a bordo campo viene sommerso da insulti e arriva anche qualche sputo. Rosucci, la giocatrice della Juve, lo denuncia sui social, dall'altra parte tutto tace e quindi silenzio assenso, come mi hanno insegnato la vita, quindi è accaduto. La Procura federale apre un'inchiesta, così mi dicono, sparita. Non si è più saputo niente. Oggi cosa succede? Che l'under 19 femminile della Roma batte la Juve nel campionato di categoria e le ragazze dell'under 19 della Roma sui social si fanno scappare il video con i cori insultanti verso la Juve. La Roma società, forse perché già là si è chiuso di mettere l'inchiesta, subito le riprende. Cosa fa? Dice, vabbè, oggi c'è il festeggiamento al Tre Fontane, ieri, per chi guarda il video adesso,
della Roma femminile che ha battuto 2-1 l'Inter, c'era in programma il festeggiamento anche delle ragazze del 19, non le festeggiamo più e così questa sarebbe la punizione. Si apre un'inchiesta federale, anche questa volta mi scrivono. Ebbene, era successo una volta, perché non è che noi siamo esenti da fatti, no? Però, giusto per i due pesi, due misure, come si raccontano le cose, ricorderete, nell'Under 15 Juventus contro Napoli, i ragazzi bianconeri sono stati protagonisti di una situazione simile. Ebbene, tutta la squadra, 25 giocatori della Juve, Under 15, una giornata di squalifica. Subito, pronti, via. E invece, alla Roma femminile, al momento, tutto tace. Però si sono presi anche loro il pasiglio, eh? Si sono presi il pasiglio, tutti gli onori. Mentre la Juventus femminile, che ha vinto 5 scudetti, non me li ricordo, né questi pasigli, né per la squadra maschile i complimenti per i 9, perché siamo alle solite. Noi siamo il male, e gli altri sono il bene assoluto. Noi il male, e gli altri il bene. Noi il male e gli altri il bene. Io rimango sempre della mia idea. Hashtag un'estate al TAR. Hashtag un'estate al TAR. Al TAR, ingegnere, devi andare. Al TAR. Bisogna portarli fino all'impazzimento totale e finale. Fino a far capire che la Juventus non ci sta più a questo tipo di trattamento. Perché è evidente nel maschile, è ormai evidente anche nel femminile, che si respira anti-juventinismo o juventinità, che dir si voglia, ed è evidente anche nelle giovanili, perché ci sono i cori anche delle giovanili del Lecce contro la Juve. È evidente a tutti i livelli che c'è la Juventus e il resto del mondo italico è permeato da anti, questa bruttissima e orrenda parola che dovrebbe essere esclusa pure dal dizionario. Anti. Bisogna vivere per, non anti. Ma noi siamo il male e allora c'è l'anti. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella. Thank you very much. Fino alla fine.